127, sei davanti a me. Sei davanti a me, pensaci, io sono il tuo Dio, che si è fatto tuo fratello, tuo amico, tuo compagno. La tua vita è un viaggio, ed è un viaggio pieno di peripezie, un viaggio che non riusciresti a portare al termine senza il mio aiuto. Per questo ho voluto rimanere accanto a te, per questo ti promisi di stare sempre in mezzo a voi, fino alla consumazione dei secoli. Te la ricordi quella promessa? Io mantengo le promesse, sto sempre in mezzo a voi. Non hai che da porre un po' più di attenzione a questa mia presenza. Adesso tu stai qui dove sono presente in un modo tutto speciale. Sono presente nell'Eucaristia e l'ho fatto apposta per farmi sentire di più. Sì, ci vuole sempre la fede, ma ti sei accorto che te l'ho data questa fede? E con questa fede mi stai gustando, mi stai di più presente. Mi senti più presente. Vedi qualcosa? È poca cosa, ma vedi. Senti in te qualcosa quando mi vieni a trovare, quando ti fermi a trovare, riflettici. Non ti lascio mai andare via senza averti dato un nuovo dono. Forse neppure te ne accorgi, ma credimi, tutte le volte che ti fermi davanti a me, ti dono, anzi mi dono. E sai tu cosa vuol dire il mio dono? Puoi anche poi ricevermi. A costa di più. E ricevimi perché io sono rimasto, scendo nel pane consacrato, che sparisce come pane e diventa tuo cibo spirituale, tuo alimento, nutrimento della tua vita, di tutta la tua vita. Se ti senti triste, e lo so che ci sono dei momenti di tristezza nella tua vita, corri da me. Se ti senti solo, pensa che sono venuto per farti compagnia. Se soffri in qualsiasi modo, sto sempre qui nel tabernacolo per alleviare le tue pene e le tue sofferenze, per prenderle e se tu me le offri per unirli alle mie, offerte al Padre a vantaggio della tua vita stessa e di quella dei tuoi cari, degli altri. E tanti, se sapessi, hanno molto bisogno di questa offerta mia e tua. Anzi, tua immedesimata con la mia per salvarsi. Nelle gioie vieni a dirmi grazie, non ti dimenticare di me, fammi partecipe anche delle tue gioie, pensa che sono io che te le procuro. So tanto in mezzo agli uomini e quanto pochi se ne accorgono e ne approfittano. L'indifferenza della maggior parte mi affligge, mi rattrista. Quando vedo un'anima che mi adora, che viene a farmi compagnia, allora godo e dimentico la freddezza degli altri. Hai capito? Sono venuto a farti compagnia, ma questa compagnia te la offro solo se tu ti sforzi di venire a me. Io la chiedo a te per dartela. Approfitta di più di questo dono. Te lo chiedo spesso e fallo più che puoi. Non aver paura di offrirmi qualche proposito in più, ti aiuterò. Poi scoprimi a fianco a te. Guarda, non c'è momento, non c'è un'occasione che non ti sia vicino. Scoprimi nel prossimo che ha bisogno del tuo aiuto, del tuo sorriso, forse anche solo di un tuo sguardo. Scoprimi nelle prove, in quelle benedette prove quotidiane che sembra ti logorino. Le permetto io perché tu possa pensare di più a me. Hai anche un altro mezzo per rafforzare questa mia presenza vicino a te. Quando pensi a me, parli di me o parli con me insieme ad un altro, a qualche altro, io sono lì in mezzo a voi. Allora perché non ti fermi di più a parlare di me? Tutti parlano molto di tutto. Pochi si riuniscono per conoscermi di più, per sapere o programmare qualcosa che mi riguardi. Fallo tu da oggi. Fallo soprattutto con una preghiera insieme agli altri, insieme a qualche altro. Se sapessi quanto mi fa piacere vedervi pregare in due. Ricorda però anche che la mia presenza è quella nella tua anima, nel tuo cuore, nella tua vita, ed è anche la più facile, ma è la presenza più trascurata dagli uomini. Promisi che col Padre sarei venuta ad abitare dentro di voi. Pensa dentro, nel tuo intimo, nel profondo del tuo essere, e ci sono. Quante volte mi hai anche sentito? Devi solamente mettere tutta la tua attenzione, più attenzione, perché ti prometto che mi farò sentire da oggi molto di più. Rammenta
raccogliti ogni tanto dentro di te, lo puoi fare ovunque ti trovi. Basta un istante, pochi secondi, il tempo di chiudere e riaprire gli occhi. Puoi entrare nel paradiso dell'anima tua. Sì, il paradiso è dentro di te perché ci sono io, c'è il Padre e lo Spirito Santo. Che vuoi di più? Vivi questa realtà. Maria ti accompagnerà. Affidati a lei.